Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 febbraio. Le notizie fondamentali della giornata sono due: la strage, che ieri i giornali non hanno trattato per evidenti motivi, diciamo, di orario, la strage di Hanau in Germania, a pochi chilometri da Francoforte, e dall'altra parte il trick and track, quello solito di questo governo, che ogni giorno che passa e più si capisce che questo, più che governare, è un governo che cerca di bivacchiare. Nel frattempo, voglio dire, il titolo del Sole 24 Ore ci spiega che cosa succede nella cassa integrazione, cioè l'aumento del 40% della cassa integrazione, cioè come possiamo dire, l'anticamera, l'antipasto della disoccupazione, mentre il governo sta lì che fa i giochetti per rimanere, con Renzi che ci spiega quello che deve fare e quello che non deve fare. Iniziamo dal governo. La notizia della giornata, e sapete che notiziona, è che si vedranno Conte e Renzi. Voi sapete quando? No, non lo sappiamo. Io ho cercato disperatamente dai giornali di capire se e quando si vedono. Insomma, chiamatevi, così invece di mandarmi messaggi attraverso Porta a Porta e altre, diciamo, grandissime istituzioni televisive e mediatiche di questo paese, converrebbe in forza una telefonata tra di voi. Invece è tutto un gioco di messaggini, un po' Casalino, un po' Renzi. Il punto fondamentale è chi dei due rimarrà in piedi. La cosa che oggi circola molto sui giornali è che rimanere in piedi sarà Conte. Conte, l'uomo che riesce ad essere veramente l'avvocato di tutte le stagioni, più che l'avvocato del popolo, l'avvocato di tutte le stagioni. Il piano di Renzi addirittura sarebbe invece quello di scalzare Conte. Pensate un po' voi con chi? Con Draghi, è il titolo della stampa. Beh, insomma, l'idea che Draghi si presti a fare un governo istituzionale sorretto da, da Renzi, dal Movimento 5 Stelle, dai responsabili, dai berlusconiani, dai leghisti. Ma ragazzi, ma secondo voi il Presidente della Banca Centrale Europea ha fatto uso di sostanze stupefacenti pesanti a Francoforte negli ultimi anni? Cioè, se dovesse accettare, io penso che dovremmo anche prima portare in una specie di clinica di disintossicazione dal doping, come per quanto riguarda il figlio della Merigliani, la ex patron di Miss Italia, anche Mario Draghi, perché sarebbe da folle fare una cazzata di questo tipo. Ma la stampa ci crede e titola: governo morto che parla. Questo è il titolo invece più azzeccato di oggi. Il governo è morto, purtroppo parla e combina casini. Uno di questi è stato individuato magnificamente da Vittorio Feltri, perché Vittorio sul Libero dice: ragazzi, toc toc! Mentre siamo qua che ci rompiamo i coglioni sul governo, ci rompiamo le balle sul Conti, sul Renzi, sulla prescrizione, sapete cosa hanno portato questi? Questi qua hanno votato un decreto sulle intercettazioni, che è passato alla Camera e passerà tale quale anche al Senato, che permette di inserire nei nostri telefonini, compreso Trojan, praticamente in maniera molto semplice. Trojan sono delle spie per cui possono ascoltare non solo i magistrati, ma la polizia giudiziaria può ascoltare tutte le vostre conversazioni, dove siete, cosa dite, quello che vi dicono terzi, con una facilità commovente per chi vuole fare lo spione. E ha perfettamente ragione Vittorio Feltri, altro che privacy, altro che palle che ci siamo inventati, questo è l'inizio dell'inferno giudiziario, lo stesso che inserirono a Palamara e che ci raccontò tutte le persone che avevano beccato. Insomma, io penso che sia una roba incredibile questa cosa che è passata con tanta facilità. Una cosa è se metti il Trojan per il terrorista, per il mafioso, ma insomma hanno un po' troppo allargato le maglie. Sì, sarà Strainz se ce la faccio. Conte prepara invece un nuovo governo, dice il giornale. Nel frattempo ci sarebbe un dialogo tra Forza Italia e Italia dei Valori. Nel frattempo, terzo frattempo, Rotondi oggi in un'intervista dice: ma io che non ci trovo nulla di male a essere un responsabile. Ci saranno i responsabili, ma vediamo a quali condizioni. Le condizioni, ragazzi, lo sapete tutti quanti, ma perché ci prendiamo tutti per i fondelli? Le condizioni è che i parlamentari non vogliono mollare 17.000 euro di stipendio al mese, e io non sono uno di quelli che pensa che questi soldi siano troppi. Pensate che io penso pure che i parlamentari debbano rimanere in 1.000. Io sono anche per i vitalizi dei parlamentari, però sono anche per essere poco ipocriti. Questi qua non hanno un'idea, mezza idea, di dove debba andare al paese, se non dove devono andare loro nei prossimi 3 anni. Nei prossimi loro 3 anni devono andare a Roma, devono prendere lo stipendio, devono maturare i contributi per la pensione, devono sembrare e sentirsi importanti, perché se venissero chiesto una elezione diretta del 90% dei parlamentari italiani, nessuno di loro verrebbe eletto. Chiaro? Il punto fondamentale.
Ma comunque sia, andiamo avanti con questa farsa del Conte Ter. Nel frattempo vi ricordo che, come dice il Sole 24 Ore, l'industria italiana sta andando a picco. La seconda notizia di giornata, che è una scelta diversa secondo i giornali, aprire sulla strage in Germania oppure aprire sulla politica italiana, beh, il Repubblica apre sulla strage in Germania. Ma il punto fondamentale, così come anche se possiamo dire apertura quella del foglio, è il fondo principale, quello di Cerasa, il direttore. La strage in Germania avviene da parte di uno psicopatico, psicopatico razzista, le due cose non è che siano in contrasto, anzi spesso vanno insieme. Lo psicopatico razzista, dopo aver ucciso 9 persone, va a casa, uccide se stesso e la madre, 11 morti. Lo fa perché ce l'ha contro i turchi, gli islamici, ammazza anche un curdo. Nel frattempo, come nota in un sottotitolo Il Fatto Oggi, ma come tutti quanti i giornali notano, la polizia gli aveva confermato per esattamente un anno fa il possesso e l'utilizzo di 3 armi, dell'armi. E in questo avviene nel paese in cui è più difficile avere le armi. E anche questo ci farebbe fare una piccola riflessione, cioè le stragi purtroppo, anche perché non è la prima in Germania, da parte dei pazzi si fanno controllo o non controllo delle armi, cioè chi vuol fare la strage la fa. Purtroppo, perché le armi se le procura, lui le ha comprate su internet in Germania con l'autorizzazione a comprare. No, questa è una piccola parentesi, perché se fosse venuta in America questa cosa avremmo subito gridato alla libertà delle armi, eccetera. Portiamo a casa questa piccola considerazione, ma oltre a questa piccola considerazione, straordinario, come sempre, Alessandro Orsini sul Messaggero, che non si fa prendere da tante pippe mentali, ma racconta quello che lui ha sempre studiato, cioè cosa entra nella mente del razzista e del psicopatico di destra quando cerca di fare una strage di questo tipo. Dice la paranoia rispetto a un piano di occupazione e di islamizzazione del mondo. E spesso alcuni paranoici ci sono anche nelle nostre fila. E quindi ricordiamoci sempre che la paranoia è l'anticamera non di una strage, ma di una semplice demenza. Fatta questa, diciamo, premessa metodologica, cronachistica, di commento, di analisi, diciamo, di racconto di quello che è avvenuto in Germania, poi ci sono Gad Lerner e Claudio Cerasa. E Gad Lerner e Claudio Cerasa invece questa strage la prendono secondo un altro lato, e ve lo dico e lo semplifico, molto semplice. Ragazzi, attenzione, non sottovalutiamo Salvini e la destra estremista italiana perché il mostro, come dice Lerner in prima pagina, tedesco, si è risvegliato e somiglia molto al nostro. Quindi il sottotesto, che non potevano scrivere evidentemente in maniera esplicita, è in Germania, AfD, e coltiva questi razzisti e prendono il cazzone di AfD che dice delle cose assurde, poi questo ammazza 9 persone e l'AfD vuol dire Salvini in Italia, Salvini è uguale Macerata, vi ricorderete quello che spara all'impazzata, insomma Salvini è sostanzialmente, ve la faccio breve, un responsabile morale, non lo dicono per carità, ma ve lo fanno intuire di questa strage. Complimenti, ottimo. Nel frattempo la Cassazione decide, quindi le leggi italiane stabiliscono una volta per tutte, che speronare una nave della Guardia di Finanza non è reato e ha fatto bene Carola a salvare i suoi immigrati. Hanno fatto bene anche i parlamentari europei ad applaudirla. Io sarò sempre e comunque della mia idea che quella, oltre a stare in un centro sociale, dovrebbe stare in galera, in un paese normale. È quello che penso io e sono libero di pensarlo anche se la Cassazione decide che lei è un'eroina, anche se i parlamentari europei gli fanno una corona di alloro. Seconda, terza notizia di giornata, l'altra grande notizia vera di giornata è quella delle autostrade. Parla il suo amministratore delegato nuovo a Corriere della Sera e dice che farà un'offerta per migliorare investimenti, addirittura potrebbe arrivare un nuovo socio, però fa anche la solita minaccetta di autostrade, e cioè, attenzione, se saltiamo noi saltano 10 miliardi, c'è cioè un default di 10 miliardi e saltano un po' tutti, cosa peraltro verissima. Mi viene molto da ridere che Conte, che quel cazzone, cazzone, così è stato Conte, e spero che non sia querelabile la parola cazzone, però vorrei ricordare all'avvocato del popolo, l'avvocato Foggiano, cosa disse dopo il crollo del ponte di Genova, cioè disse che avrebbe tolto che anche i tempi della giustizia non erano soddisfacenti per quelli che erano invece i tempi della politica che devono togliere le concessioni a Benetton. Siamo ancora là, il ponte praticamente l'abbiamo rifatto, ma non le concessioni. Su cui ovviamente fa male all'azienda, fa male all'Italia, fa male agli investimenti, fa male a
tutti questa situazione. I Benetton sono orrendi, come possiamo dire, azionisti che ogni giorno se ne inventano uno per trovare un modo per uscire da questo impaccio. Questo amministratore delegato mi sembra una persona un po' più seria rispetto agli azionisti, però ognuno ha gli azionisti che c'ha, e cerca di trovare una soluzione concretamente, praticamente col governo, con un governo che fino a poco tempo fa era totalmente ideologico. Conte dice: vediamo la vostra offerta, e se arriva un'offerta trattiamo. Mi auguro che si tratti. Nel frattempo l'Avvocatura dello Stato, secondo il Sole 24 Ore, ha detto che se tolgono la concessione qualche rischio per lo Stato di pagare delle multe c'è. Tutta roba che poi finirà con un accordo, mi auguro, con le autostrade. Morto Larry Tesler. E chi cazzè, dice il 90% di voi, ve lo dico io, è quello che si è inventato il copia e incolla. Tutti i giornali ne parlano, fino a ieri il 99% anche di quelli che oggi ne parlano sui giornali non sapevano chi fosse. Qualcuno ieri in qualche agenzia ha spiegato che era morto quello del copia e incolla, tutti si sono divertiti a scrivere. E questa cosa dimostra? Dimostra che purtroppo nella grande epoca informatica l'inventore del mouse, del copia incolla, l'inventore dell'algoritmo dello stracavolo, è un po' come Terminator, l'inventore del microchip, non hanno nessun peso, è il sistema ormai Silicon Valley che ha un peso e non la singola persona. Piccola considerazione che faccio io rispetto alle grandi considerazioni dotte che tutti quanti fanno sulla morte di uno sconosciuto tanto importante, quel mela C, mela V, per chi ha Mac sa bene quanto è importante. E la Santelli nomina un altro assessore di grido, questa volta un po' meglio rispetto a ultimo, e cioè un'astrofisica che finalmente ritorna in Italia e si occuperà delle università in Calabria. Speriamo lo faccia dignitosamente e che sappia dove mettere le mani una volta che entra lì in Calabria l'astrofisica. Lombardi, la famosa capogruppo insieme a Crimi di Movimento 5 Stelle, dice che non va più bene la Raggi, ed è molto interessante quello che dice, cioè dice che bisogna fare un accordo con le civiche e col PD. Siamo partiti dal Movimento 5 Stelle sempre da solo all'alleanza con le civiche e con il PD. E cosa molto simile dice Costa, il forestale diventato carabiniere, diventato ministro, che adesso vuol fare il presidente della regione Lombardia. La sua grandissima fama nasce, come ci ricorda il Foglio in una sua straordinaria inchiesta di qualche mese fa, dall'aver sputtanato tutta la Campania, sostenendo che tutta la Campania praticamente era terra dei fuochi, e diventerà anche presidente di quella regione. Io dico votatevelo, e così non ci rompete più le scatole. Come vi siete votati i vostri sindaci, adesso vi votate Costa e ve lo tenete, ve lo piangete Costa. Sono contento per quelli che si porteranno Costa. Io mi auguro ovviamente che vinca De Luca, vinca Caldoro, vinca anche Belzebù al posto di Costa, ma comunque i campani decideranno. Della CIG vi ho parlato. Ultima questione riguarda l'UBI, cioè la società che viene comprata da Intesa a un'offerta che è 30% superiore al suo valore di borsa, ma i soci col 18% dell'UBI non ci stanno e dicono l'offerta è ostile e noi non vogliamo darvi le nostre azioni. L'UBI in realtà diventa l'Intesa anche e se solo il 66% degli azionisti di UBI oggi ci stanno. Direi che oggi è per tutto, io voglio subito andare al sole perché mi sono preso mezza giornata di vacanza. Ciao!